Argiolas, responsabile marketing e organizzazione dell'Argiolas Formaggi. Argiolas Formaggi è un'azienda casearia che nasce nel 1954, quindi 60 anni or sono, ad Oglianova, che è un piccolo paese di 9.000 abitanti vicino a Cagliari. Argiolas Formaggi lavora, trasforma circa 12 milioni di litri di latte all'anno ed ha dai 50 ai 65 dipendenti in base alla stagionalità. Fin dal principio nasciamo come azienda innovativa perché negli anni 50 mio nonno, che ha fondato l'azienda, Ennio Argiolas, insieme a suo fratello Eligio, decisero di partire con qualcosa di diverso rispetto al solito, nel senso che in quel periodo nascevano le prime aziende specializzate di pecorino romano. Loro decisero invece di specializzarsi sui formaggi da tavola e particolari e crearono infatti il Giglio Sardo, che tutt'oggi è il nostro best seller. Innovare per noi significa non andare avanti e basta, ma significa andare avanti tenendo presente tutto ciò che c'è stato prima. Quindi noi partiamo sempre dalla storia per arrivare all'innovazione. Una tradizione che c'è dietro, che sono le ricette originali del pecorino sardo, che sono la cura e l'attenzione con cui ogni singolo formaggio viene preparato, curato e testato. Innovazione è quindi partire da questo per creare qualcosa di nuovo, qualcosa che ci permetta per esempio di fare il formaggio con degli alti tassi, diciamo, degli alti tassi igienici, quindi rispettando le normative igienico-sanitarie. Infatti siamo certificati ISO 22000, BRC e ICEA. Il nostro prodotto più innovativo in assoluto in questo momento si chiama Pecorino CLA ed è un pecorino che è nato in collaborazione con l'Università di Cagliari, 13 anni or sono, quindi ormai è un teenager. L'Università di Cagliari voleva indagare sul contenuto di acidi grassi presenti nel formaggio e le caratteristiche appunto degli acidi grassi presenti in particolare nel latte e nel formaggio sardo. Andando avanti nella ricerca scoprimo, in particolare l'Università di Cagliari in collaborazione con l'Università di Pisa, scoprirono che in Sardegna ci sono dei pascoli dove naturalmente sono presenti degli alti tassi di acidi grassi quali CLA e omega 3. Questi acidi grassi si vanno a sostituire ai grassi saturi, quindi rendendo il formaggio con minor contenuto di acidi grassi saturi. Inoltre questo formaggio è stato testato nell'ospedale Brozzo di Cagliari su 42 pazienti che per 21 giorni hanno assunto questa tipologia di formaggio preparato con questo latte particolare. Cosa è successo? Che al termine di questi 21 giorni hanno registrato i pazienti una riduzione media del colesterolo del ben 7%, quindi assolutamente un qualcosa di innovativo, in realtà una riscoperta della tradizione, quindi del pascolo tradizionale e di tutto ciò che è naturale, che effettivamente è più sano. Per arrivare alla nostra innovazione il percorso è stato ampio perché è durato 13 anni ed è stato sempre, diciamo, di pari passo con le università che hanno guidato il progetto. Ovviamente, essendo una ricerca scientifica, ha avuto bisogno dei suoi tempi per essere realizzata, per essere testata, nonché ovviamente anche di finanziamenti, perché è stata comunque una ricerca molto onerosa. Quindi abbiamo dovuto purtroppo aspettare i tempi della burocrazia piuttosto che degli enti di assistenza. Tutti qui dentro siamo voltati all'innovazione, tutti i nostri dipendenti lavorano con noi, danno spunti, danno idee per la creazione di nuovi prodotti. Tanti nuovi prodotti sono nati appunto da uno spunto e un'idea che è partita dall'interno. Tutti i successi, in particolar modo appunto legati anche a questo nuovo prodotto, vengono condivisi. Veniamo tutti qua in questa sala dove siamo adesso a festeggiare, che siano successi aziendali, che siano successi personali, tutto questo anche perché tutto il personale sia coinvolto nei nostri processi. Fondamentale è la filiera per la realizzazione di questo prodotto e di tutti gli altri nostri prodotti. I nostri prodotti sono tutti caratterizzati da un'elevata qualità. Perché? Perché il latte, che è la nostra materia prima fondamentale, è un latte di qualità e viene retribuito appunto con un pagamento definito pagamento a qualità. Cioè, in base al prezzo base del latte vengono attribuiti alcuni surplus in base a determinate caratteristiche che dichiarano quanto buono è il latte e soprattutto anche lo stato di salute degli animali che lo producono. Oltre questo abbiamo degli ulteriori incentivi come la destagionalizzazione,
Che cos'è? Onde evitare di utilizzare polveri piuttosto che latte congelato, in collaborazione con gli allevatori abbiamo avviato questo progetto. Gli allevatori si organizzano per scaglionare le loro parti, di modo che ci sia latte fresco tutto l'anno. Per quanto riguarda invece il latte ad alto contenuto di CLA, anche qui fondamentale l'alimentazione degli allevamenti, fondamentale il controllo sia da parte degli allevatori sia da parte nostra. Abbiamo due tipologie di clienti, il cliente rivenditore e il cliente finale. Fino a poco tempo fa purtroppo non c'era l'occasione di interloquire con il cliente finale. Fortunatamente i nuovi mezzi di comunicazione e social media fanno sì che ci sia una comunicazione diretta anche tra azienda produttrice e cliente, e da lì arrivano ovviamente i migliori spunti. Migliori spunti sul packaging, migliori spunti sulle ricette e anche la gestione dei reclami. Per esempio, se ci chiedono perché trovano la muffa in un formaggio, noi spieghiamo che la muffa nel nostro formaggio è un sintomo di genuinità, nel senso che noi non utilizziamo pure all'interno dei nostri processi innovativi, la tradizione fa sì che non utilizziamo alcun additivo né antimuffa. È per questo che a volte può capitare di trovare della muffa, ma questo reclamo viene preso in senso positivo anche dal cliente una volta che capisce il perché di questa muffa. Siamo sempre in divenire, abbiamo sempre tanti prodotti. Da poco abbiamo fatto un servizio fotografico sui nostri prodotti, alle 10 eravamo ancora qui perché ogni settimana c'è sempre qualcosa di nuovo e di innovativo. Sicuramente pensiamo di muoverci su tanti fronti perché per esempio si stanno sviluppando tante intolleranze al lattosio, quindi il nostro prossimo passo sarà realizzare un formaggio a basso addirittura. Senza lattosio. Nonostante siamo in un settore in cui si crede che tutto faccia, diciamo, il vecchio metodo, io non sono di questa opinione, nel senso che il vecchio metodo, come dicevo, la tradizione è importante ed è la base su cui si deve partire, ma si può innovare anche in settori come per esempio quello del formaggio e noi ne siamo la prova. Quindi il nostro obiettivo è ciò che ci ha permesso di andare avanti da 50 anni a questa parte, nonostante una concorrenza sul prezzo, nonostante mercati agguerriti, è proprio l'innovazione. Quindi per noi è fondamentale e continueremo sempre, continuamente ad innovare, a cercare qualcosa di nuovo, a cercare qualcosa di innovativo, a cercare qualcosa di diverso rispetto alla nostra concorrenza. So che è molto difficile fare impresa in Italia in questo momento. La burocrazia non aiuta, l'assistenza non esiste, i controllori, diciamo, sono accaniti anche verso, diciamo, banalità, però l'impresa è fondamentale per andare avanti nel nostro paese. Infatti questa crisi arriva nel momento in cui ci stiamo deindustrializzando. L'impresa è il motore chiave, diciamo, della crescita di un paese, ma oltre questo, se voi credete nella vostra idea, portatela avanti, perché l'imprenditore è quello che vede avanti, è quello che ha l'innovazione nella testa, è quello che capisce da oggi quello che tra 10 anni potrà succedere. Quindi provateci, perché come dice Seneca, non è perché le cose sono difficili che non osiamo farle, ma perché non osiamo farle che sembrano difficili. Quindi provateci.